Ale, ma io ti ho detto che saremmo andati a pesca, ma non sei pronta? Ah no, ma io mi stavo preparando per saremo a casa. Già viste, scusa, sono andata dal parrucchiere, mi ha lasciato pure a metà perché mi hai telefonato e mi hai detto sbrigati, arriva, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Ah. Non si può così, si deve dire prima di tutto salve, buonasera a tutti, poi dimmi quando tu verrai, dimmi quando. E poi bisogna anche dire come state, è bellissimo ritrovarvi ogni volta qui con noi. Siete... E parlando, baciando, facendo quello che ti pare Ando. Mi dirai, Nando, non vedi ci come balla lasceremo Nando? mai. Signori, questa è casa nostra, se volete potete entrare, potete accomodarvi. Le sedie sono comunque, anche se sono antiche, Distanziate. sono comode. Sono distanziate. Sono comode, mi raccomando però, attenzione, scusa, attenzione perché c'è un tappeto. Volateci sopra il Vi tappeto, prego, perché noi abbiamo avuto l'esperienza starei... del nostro cagnolino. No. Che, insomma, non lo dire. Ci siamo un po' arrabbiati. Gli abbiamo detto, oh, ma anzi fa, ma io ti porto fuori due volte al giorno. Tre. No, la sera. Perché lui sta sempre fuori in realtà. La sera io lo porto due o tre volte fuori a fare i suoi bisognini in un parco qui che ci sarà. Che... Quanti ettari sono? Una roba, guarda. 7 ettari, 8 ettari, una cosa spaventosa. Eppure lui un giorno ci ha fatto trovare. Non solo una sorpresina, un regalino. Vi ringrazio ma... in tutti i modi, anche in questo modo, ma non importa neanche. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando. Non lo so, sinceramente non lo so, anche perché tu non hai attivato lì e quindi noi non possiamo saperlo perché non abbiamo i tempi esatti, però posso dirti che stasera io ho un caro amico del cuore. Solo sei un tuo? Caro amico del cuore anche tuo, allora possiamo dire che è un nostro caro amico dei nostri cuori, ecco. Veramente una persona splendida, ragazzi. Voi dovete conoscerle le belle persone e dovete anche frequentarle se è possibile. Dovete cercare di fare delle amiche perché le belle persone ci cambiano la vita e ci fanno stare bene. E ci fanno stare bene. E magari riesce pure che noi possiamo trasferire a queste belle persone qualcosa. Però intanto è lui che ci sta dando a noi un grande insegnamento di forza, coraggio, grinta, costanza, tenacia, energia, professionalità, energia e cuore. Perché ogni volta che noi ci sentiamo con questa persona che adesso vi andiamo a presentare, lui conclude dicendo vi voglio bene ragazzi. E questo ci fa un bene, ma un gran bene, perché sono quelle cose belle, vero? Dai, siamo curiosi. No, ma perché siamo adesso curiosi. Sei, perché è arrivato? Perché l'hai nominato è il cane, Ray. Il cane. Vuoi farlo vedere un attimo? Vieni qua. Dai, Ray. No, ma non si fa prendere in braccio da me, eh? Guarda che è incredibile. Ray, se vuoi venire muoviti perché sto chiamando un mio sali, amico. Ma sali, va da poco, eh? Sali, ma ci vuole... sali, ci... sali, sali, no. Non vuole salire? Non sa, vabbè. Signori e signori, è con noi questa sera... il nostro carissimo amico Ivan Cottini. Ivan, eccoci, buonasera, buonasera. Ma, eccolo qui con noi. Il Senti, ragazzo che ci fa stare bene. Io ho appena detto, non so se hai sentito mentre eri dietro in backstage nella room. Stavi sentendo? No, non ho sentito nulla. Bene, lo ridiciamo. Noi ogni... cresce un naso, Ivan. Avete parlato male di me? Assolutamente sì. Ma non gli dare retta, noi abbiamo detto perfida che ogni volta che tu ci saluti, quando ci scriviamo, ci sentiamo, ci mandiamo i messaggini, tu concludi con questa frase: vi voglio bene con un cuore enorme. E che è una cosa bellissima da dirsi, è un sentimento, è riconoscerci e darci queste questi cuori, carezze. Queste carezze, grazie, prego. Io non te le do mai adesso, perché l'hai sottolineato così? No? Capito? Non ti do mai piccole carezze. No, era per aiutarti del discorso. No, però era, cioè, era un sottinteso. Alzarini. Ecco. No, capito, l'ha sottolineato proprio.
No, comunque ti ringrazio veramente, perché anche noi ti vogliamo un bene dell'anima, perché stavamo appunto dicendo, tu sei una persona che ha una forza, un coraggio, una determinazione, una tigna. A Roma si dice una... sei de goccio. No, cioè, capoccione. No, de goccio, nel senso che... ma no, de goccio, perché non capisci. Esatto. Cioè, no, sì, quello è de goccio, non capisce, è un altro discorso. Esatto. Ferro, acciaio sto ragazzo. Grazie, grazie. Ma è così, tu sei di un grande insegnamento. Noi ti abbiamo visto, beh, insomma, il grande pubblico ti ha visto sul palco di Sanremo poco tempo fa, un paio d'anni fa, tre anni fa. Due anni fa, 2020. Che hai ballato sul palco di Sanremo e, diciamo, per me hai rapito in quel momento tutta l'Italia. E anche fuori. E non solo. E anche fuori. Perché c'è stato un momento di arte, tutto un condensato di arte, di forza, di determinazione, di riscatto, di io faccio, io creo. E ti sei messo in discussione, perché tu hai deciso anche di credo che sia stata un'idea tua quella di costruire questo ballo su questa performance, giusto? Nasce, sì, tutto da te. Sì. Ideante, pensante con la mia maestra e compagna di ballo che avete visto quella sera sul palco dell'Ariston. Siamo due menti unite e viene fuori quello che avete visto. È il mio modo di prendere a calci nel sedere questa malattia che vorrebbe tanto tenermi fermo, ma non ce la fa. Non ci riesce, perché hai una costanza incredibile, quindi non ci riesce la malattia, tu proprio la allontani, la scansi in tutto e per tutto. Senti, tu nasci ballerino, no? Tu sei un ballerino. No, assolutamente no, ragazzi. Tu sei un neanche pilota. Sei uno stuntman. Facevo il foto modello. Io prima di ammalarmi, che cavolo aveva mai ballato? Io Fabio ero il classico pirla che nelle discoteche stava lì rigido come un attaccapanni. Che cavolo si sarebbe mai immaginato che un domani sarei diventato un ballerino? Non ci credo. Cioè, tu poi a un certo punto ti è... Io Fabio ero già malato, ero già sulla sedia a rotelle, vedi? Il bello della vita è che ti mette le cose davanti quando meno te lo aspetti. Io ero ad una festa di beneficenza dove si raccoglievano fondi per la mia patologia e c'era questo corpo di ballo e io ero al centro lì come un pirla e loro mi ballavano attorno. Gli ho detto: fermatevi, sembra che fate la veglia al morto, provate... Io mi sentivo a disagio, veramente, certo. Provate ad inserirmi, no, con i miei limiti, con le mie difficoltà, almeno anche io divento parte di questa coreografia. E da lì... Anche perché loro, ragazzi, sono vivo, quindi ti immagino che la fate finita, fatemi fare... Era anche un messaggio brutto, io fermo lì e loro che mi ballavano, ho detto proviamo. E da lì è nato tutto, perché io muovendomi attraverso la danza ho capito due cose. Uno, che la danza riuscivo a prendere a calci nel sedere la malattia. E seconda battuta, mi faceva stare bene mentalmente. Se tu stai bene mentalmente, puoi affrontare qualsiasi ostacolo che la vita ti mette davanti. Capito? Signori, ci ascoltate, state sentendo Ivan? Male. Ascoltate bene, aprite bene le orecchie. Se non avete ascoltato, alzate il volume o mettetevi in cuffia che si sente meglio. Questo è insegnamento di vita, filosofia si chiama. Sì. Questa. Che la mente più forte è di una malattia, se lo si vuole. È vero. Se si vuole. Perché con la mente noi siamo condizionabili e quindi noi possiamo, quindi tutto Ivan... lavora attraverso la mente. Noi se ci convinciamo di un qualcosa, questo qualcosa poi ci aiuta ad andare avanti. Perché altrimenti... Ivan è un uomo che prende la vita e la trasforma anche lui a modo suo, la combatte, la trasforma e la interpreta, la rivive. Hai fatto una nuova esperienza, quindi sei diventato un ballerino anche bello, tosto, muscoloso, perché c'è un fisico, Ivan, caro mio. Cioè, te lo scordi te? Oh, bella, calma, ho capito, è un figo e c'è un bel fisico, cioè, oh, vabbè, ok. Lo riprenderò il mio fisico, okay. Quando passerà Natale, però del prossimo anno. Ma appunto, Natale è già passato. Esattamente. Beh, ancora deve rimanere Natale. Appunto, ecco, vabbè, grazie Ivan. Diamogli tempo, insomma. No, vabbè, prometto che riprenderò palestra. Però vabbè, al di là di questo, che non mi interessa di me. Cioè, tu a un certo punto alzi la carrozzella. Insomma, e poi prendi la ballerina che è la tua compagna, la tiri su, cioè, ragazzi, ma non solo questo, perché dopo facciamo vedere anche un video, che è un tuo video
insomma, una cosa che hai realizzato te, no? Credo che sia uno showreel di esperienze da quando eri piccolino fino a... C'è anche una foto tua di quando eri fotomodello, suppongo, no? Vero? Sì. Ok. Tu cosa hai fatto come fotomodello? Scusa, a parte le discoteche, hai fatto anche... No, io discoteche non faccio, io facevo più che altro l'indossatore di Pink. Okay. Ero sul cartaceo, sì. Sul cartaceo? Hai capito. E senti, e mentre la tua compagna è una insegnante di danza. Sì, non è la mia compagna di vita, esatto. Ma è la mia maestra compagna di danza. Ok, tu hai un'altra maestra però. Mia figlia. Più importante. La più piccolina. E poi tra l'altro, è la, oltre a essere la mia cura, è anche la, ecco, lei che cura il mio look con smalto, guarda, trucco al viso, e quindi lei ci tiene che io sia sempre tutto bello, preciso. Che poi caruso. Tu lo smalto lo metti da, mi hai detto l'altro giorno che lo metti da parecchio tempo. Io vedo la mia prima apparizione televisiva con lo smalto risale ormai quasi 5 anni fa. Quindi molto prima dei Fedez, dei San Giovanni e tanti altri personaggi che oggi si vantano di questa cosa. Si vantano di questa cosa. Perché come... è diventata una come... moda. È ormai diventata. Sì, l'ho messa anch'io a Capodanno, perché anche a me Aurora mi ha detto: papà, ti faccio, vieni qua che ti sistemo io. E quindi anche... Questo è stato il mio modo di conquistarmi mia figlia, facendo forza su quella attività da seduto, visto che comunque la mia malattia non mi permette la dinamicità dei giochi. Il nostro primo gioco è stato o truccarmi, pettinarmi poco, perché ho pochi capelli, ci siamo concentrati sul cucinarmi o mettermi lo smalto e truccarmi. Poi dovete vedere i miei piedi. Ah. Cioè, praticamente sei tutto... Servizio completo. Ah, servizio completo. Quanti anni ha la tua piccola? La mia principessa 6 anni e mezzo. 6 anni e mezzo. Cara. Ti prende tutta la giornata. Ma guarda, vi devo confidare che forse la vera sfida è proprio quella, non la malattia, ma stare al passo con mia figlia che cresce. Certo. Eh sì, perché è una sfida, quella è una sfida continua, sì, perché essere genitori non si è mai pronti e preparati tanto quanto si vorrebbe, perché non c'è un prontuario. Non c'è un manuale. E ci dobbiamo purtroppo viaggiare su binari paralleli, figli, genitori, e cercare di aiutarli a percorrerlo al meglio possibile questa strada, questo binario. Quindi assolutamente sì. È una sfida ogni giorno. Assolutamente sì. Cosa stai preparando? Cosa bolle nella pentola di Ivan in questo momento? Guarda, io era tanti mesi che speravo in un secondo festival. Anche tu? Festival di Sanremo. È ambitissimo questo festival. Sì, anche perché purtroppo la malattia va avanti, io volevo chiudere con un ultimo grande ballo e poi pensare a cosa fare da grande un domani, ma invece è ancora tutto rimandato e si vede che non era scritto che ancora dovessi appendere le scarpine di ballo sul muro. Perché tu hai fatto richiesta? Oppure c'era stata una proposta? Io quest'anno, avevo elaborato un progetto con un mio carissimo amico cantante, che è Giacomo Celentano. E siamo amici da tanto tempo, che lo salutiamo tantissimo, abbiamo tante cose in comune, tra cui la fede, e avevamo fatto questo progetto dove lui cantava con una canzone scritta da lui assieme a suo figlio Samuele, e io dietro ballavo assieme alla mia maestra, tutto un altro corpo di ballo e quant'altro, e purtroppo non è andata. Certo. Addirittura io ce l'avevo provato anche l'anno scorso, addirittura con Facchinetti, dove io, sai, l'anno scorso la canzone di Facchinetti, Rinascerò, Rinascerai, sì, avevamo proposto lui che cantava con il dietro che ballavo, con un omaggio finale all'altro signore dei Pooh che è venuto a mancare Stefano Dorazio a causa del Covid, e anche quella non è andata. E io insisto, io non mi arrendo, perché per me è diventata una sfida. Io il mio
intimo ballo a costo di risalirci su quel palco in orizzontale. Lo voglio fare insomma. Perbacco, me la... Perché guardate, io questa è una cosa che vi consiglio qui, perché io quel giorno, per me è stato il giorno più brutto della mia vita, il festival. Se uno mi dice il festival, che ricordi, è il giorno più brutto della mia vita. Perché? Perché il festival di Sanremo coincide con la mia grossa, la terza grossa caduta della mia vita. Ah. Perché io quel giorno, il giorno dopo il festival, la mia vita è totalmente cambiata. Al di là del grandissimo successo che ha avuto il ballo, 75% di share, lo share più alto di 50 anni. Ma io dal giorno dopo del festival ho dovuto imparare a vivere senza mia figlia, a non potermi più addormentare tutti i giorni con mia figlia. È arrivato il Covid che mi ha messo 5 mesi a letto, perché noi persone malate, sai, in tutto quel trambusto che c'è stato, paura, hanno sospeso tutte le cure domiciliari e le cure ospedaliere. Io sono rimasto 5 mesi parcheggiato a letto. Io in estate non riuscivo nemmeno più a tirarmi su dal letto senza l'aiuto di mia mamma. E quindi pensavo che anche tutto il percorso della danza era stato buttato via. Ho dovuto affrontare tutta la separazione con la mia ex compagna, la mamma di Viola, tutto nel periodo di Covid dal letto, quindi immaginate come è stato devastante. Ma ripeto, la cosa più devastante è stato imparare ad addormentarmi ogni notte senza più mia figlia e vederla soltanto 6 volte al mese. E poi non mi volevo arrendere, volevo comunque dimostrare che anche questa volta questa sfida potevo vincerla. Ho ricominciato tutto da capo con Bianca, con la danza, abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo nei movimenti perché io non riuscivo proprio a muovermi. È venuta fuori l'idea con Facchinetti, abbiamo provato a contattarlo, dai, proviamoci, proponiamolo, e sembrava che si potesse fare, ma poi a 11-12 giorni dal festival l'anno scorso è arrivato comunque il no, che era molto problematico soprattutto per la questione della mia malattia. Loro non si volevano prendere tali responsabilità, ancora i vaccini non c'erano, sotto Covid, sì. Certo. E va bene, quest'anno, come vi ho raccontato, ci abbiamo riprovato. Non è, addirittura anche il vescovo di Sanremo aveva scritto una bellissima lettera alla RAI, ad Amadeus. Eppure non è servito neanche questo, ma voi poi lo sapete meglio di me, no? Sì, ma ci abbiamo provato spesso anche noi, sai, qualche volta ci è capitato. Però sappiamo che tu comunque a Sanremo ci andrai. Sì, ci andrò in un'altra veste, andrò a ritirare un premio nella serata di venerdì 4 febbraio. È un premio all'arte che porto in giro per il mondo attraverso la mia danza. E niente, stringerò ancora i denti perché io non mi arrendo. Io, ragazzi, il mio ultimo ballo sarà lì sopra. Wow, è bella, un bel obiettivo e anche una bella scommessa. Guarda, mi ricordi tanto anche i Jalis, anche i Jalis vogliono tornare su quel palco. Chissà che magari non ci si torni insieme, dico la lancio lì. Sarebbe allora, nella vita mai dire mai. Però adesso vogliamo vedere il video che ci ha mandato. È certo che lo vogliamo vedere, ne abbiamo parlato. Adesso ci sentiamo e ci vediamo soprattutto questo bellissimo racconto che ci hai mandato. Rimanete lì incollati. Fermi là. Senti freddo e non è fiamma che ti scalda, quando in fondo al pozzo è solo buio e non c'è acqua, troppa insicurezza addosso, quando ci sentiamo soli e ne senti il peso. Di anni sono passati a chiedersi se è vero che in due si costruiscono le ali e poi si prende il volo, che senti un nodo in gola, che non riesci più a parlare se mi stai vicino. Tu non aver paura di chiamarlo amore, anche se nasconde dentro un suo dolore. Forse è più difficile spiegarti quello che ti voglio dire. Provo allora a scrivere, ma il mio imbarazzo
sarà la febbre, le difficoltà o la malattia, e neanche il tempo a logorarci passi, a trascinarli via. Le gioie e le ricchezze come uniche certezze sono i nostri occhi innamorati. Tu non aver paura se nasconde dentro un suo dolore. Forse è più difficile spiegarti quello che ti voglio dire. Provo allora a scrivere, ma il mio imbarazzo è qui e mi fa morire. Come da bambino soprattutto per averci dato parte della tua vita, perché tu è come se ti stessi raccontando in questo video. Ma lui è una persona che si mette completamente a nudo, cioè non si vergogna di dire le sue cose, di raccontarsi, anche perché è anche un aiuto nei confronti magari di chi ha la tua stessa problematica e sta vivendo le tue stesse difficoltà. Posso dirti una cosa? Io credo che vada oltre il discorso di chi ha una problematica. Lui, ci sono persone che magari stanno bene, non hanno difficoltà, non hanno malattie, però hanno questa cecità, no? Nel senso che non riescono a capire quanto invece sia importante combattere, quanto sia importante darsi da fare, quanto sia importante imparare, studiare, provare, perché sai, uno sta male e quindi deve trovare un modo per poter sconfiggere anche il suo stato. Ma ci sono persone che invece pretendono tutto subito, ora e adesso, cercando di ottenerlo anche così, con estrema facilità. Invece bisogna studiare, bisogna darsi da fare. E tu sei un esempio a tutti, non soltanto a chi si abbandona e dice io ormai basta, non ce la faccio più. Tu sei ad esempio anche alle persone che invece, che paradossalmente stanno bene, ma in realtà stanno peggio, perché sono cieche, completamente. E hanno la presunzione e pretendono di avere tutto subito. Lui sa come vivere la vita. Questo è un grande esempio, veramente. È bello, bella, bella, bella roba. Grazie, grazie, grazie. Vicino di Ivan. No, no, ma è in realtà non è per fare un complimento. Dai, non ce ne bene. Sono persone. È difficile trovare persone come te che. Guarda, io devo ammettermi che anche per me è stata dura il primo anno accettare la malattia, accettare un corpo che cambia e avere difficoltà nel muoverti, farti lampi addosso, avere difficoltà a parlare. A 26 anni, quando ti senti non il padrone del mondo, è difficile da metabolizzare e accettare. E il primo anno è stato veramente molto, molto duro. Poi mi sono detto, cazzo, la vita è una, ragazzi. Io me la voglio giocare anche da malato. Bellissimo. E te la stai vivendo? Te la stai vivendo come vuoi tu? Sono io il regista. E... Ti dai i tuoi tempi. Ti dai i tuoi tempi. Sono io il regista della mia vita. Questo, signori, non c'ha età questo messaggio. Sono io il regista della mia vita. Non ha età. Questo è un messaggio che va agli anziani che hanno questa grande difficoltà e che si sentono abbandonare e che abbandonarsi e che quindi pensano ok, è finita. In realtà non è mai possibile. Non è mai finita fino a chi non si chiude gli occhi. Ai meno anziani, ai giovani, agli adolescenti, ai bambini. È un insegnamento bellissimo per i bambini. Sognate, cercate la vostra strada, perché è possibile. Oggi poi, tra l'altro, insomma, ci sono veramente delle grandi difficoltà, perché insomma
no, tentazioni da tutte le parti, televisione, difficoltà nella vita, nel web, nei social, quindi veramente grandi deviazioni, no? Anche per i nostri ragazzi. Quindi sei un esempio, Ivan, sei da prendere veramente come esempio, sei un grande coraggioso, un grande battagliere. Allora, insomma, ci studiamo qualcosa per dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare qualcosa, dobbiamo trovare qualche idea e lavorarci sopra. Assolutamente sì, assolutamente. Ci mettiamo questo post-it da portare a termine. Poi, che sia festival o non sia festival, ma se lo portiamo a termine, lo faremo. Ecco, no, sogno il festival. Ok, sogno il festival, però, ragazzi, e quindi tu pure l'hai sognato il festival, no? Io lo sognavo da bambina, io sognavo di salire su quel palco e di vincere il festival. L'hai te ci ho portato pure a te e l'abbiamo vinto insieme. Ci ha portato. Insomma, abbiamo capito chi porta i pantaloni in casa da voi. Bravo, capito? Ragazzo! Oggi posso anche dirlo. Chi porta i pantaloni a casa? Sono io. Lei. No, li porto anch'io. Quelli corti, ma li porto. Esatto. Quelli corti, almeno 50% o 20%. Ivan, c'è una piccola percentuale. Grazie. Grazie, Ivan. Sei stato veramente... Grazie a voi. Un diamante incastonato in questa puntata. Noi vorremmo rimanere tanto a chiacchierare con te perché ci sono tante cose belle che potresti raccontarci di tutte le esperienze, però purtroppo queste piccole strisce che stiamo organizzando durano poco, però noi vogliamo lasciare la voglia alle persone, magari anche di contattare comunque Ivan, di scrivergli dei messaggi. Ivan, come fanno a contattarti se volessero contattarti? Adesso nelle mie pagine social li trovano tutti i vari contatti per scrivermi o inviarmi anche delle lettere, perché dicevo anche mi piace anche leggere proprio le lettere cartacee, no? Soliti messaggi su io sono a vecchia maniera, mi sembra giusto, carta e penna e via. Bellissimo, bella cosa. Grazie Ivan, dai un bacio alla tua principessa. Grazie a voi, a presto. Ciao. E infine il terzo fratello in fuga aveva la velocità della luce. Peos sapeva che sconfiggere la megera senza essenza era ormai cosa inevitabile, come una goccia che cade. Ma i tre fratelli, fuggiti e distanti tra loro, sapevano di avere un'unica missione: diffondere il più possibile la loro fragranza, che avrebbe emozionato tutto il mondo. Peos sapeva anche lui che presto si sarebbero ritrovati. Nessuno poteva fermarli, nessuno poteva tenerli nascosti. Ale, dimmi. Ma vedi quanto sei bella così? Mi hai messo a posto i capelli. Si devo truccare. Però stai meglio prima. Allora, no, volevo dirti, perché non facciamo sentire quel pezzo lì? Linguaggio universale. Così mi fai tornare indietro con il tempo e ricordare quelle chiacchierate che ho fatto con la professoressa Montalcini. Wow, che bello. Che ogni uomo è uguale a un altro, perché amore, amore, se riesci a guardare tra le stelle, capire come puoi essere libero nell'universo. Già ai tempi della scuola si deve immaginare un mondo dove l'odio e l'egoismo si inabissano nel mare, per costruire dove nessuno sarà solo mai,
l'istinto e la ragione costruiscono palazzi di amicizia e libertà nelle pagine del mondo. Adesso vado a prendermi un bellissimo buonissimo tè. Pesante da lavare, da sistemare il tappeto. Ma chi lo pulisce sto tappeto? Poi se il re ci fa la pipì, ma cosa faccio io? Ma ti rendi conto? Mi fai lavare, devo fare la sguattera dalla mattina alla sera, altro che Cenerentola. Ma no, è quello che canta usignole, poi passa canta usignole, canta usignole, pulisce. Ma che canta l'usignolo? Scusa, ma non lo so. Uffa, ho già lavorato troppo. Ma quanta bella gente c'è stasera. Ma quanta bella gente. È proprio questo quello che ci manca. Eravamo sporchi e coi vestiti rotti, col vento che spazzava via i capelli sciolti e il fango sulla faccia di una lunga storia. Senza una lira in tasca ed era nel 50, rincorrevamo nuove vie di uscita a noi. Nel dopoguerra di una vita dura, vita che ancora adesso è dura, in questa nostra sfida quotidiana, guardo allo specchio io e vedo il sogno mio, e non è irraggiungibile. È proprio questo quello che ci manca. Il pane duro che non hai mai avuto, le scarpe rotte che non hai portato,
la toppa, i pantaloni che non hai cucito mai, di quelle tavolate di polenta e sugo, le corse a nascondino per trovare un buco e farsi dire preso da una mano, come un laccio e una carezza si trasforma nel tuo primo bacio. Guarda allo specchio adesso tu, prenditi il sogno tuo che non è irraggiungibile. È proprio questo quello che ci manca ancora, tornare a stringerci e da mille siamo uno, e siamo gente in cerca di una luce dentro la foresta, anche costasse giorni di digiuno. Basta guardare i nostri genitori stanchi e i nostri nonni che ormai vivono distanti, come ridevano quando erano bambini e come un volo di gabbiani. Se veramente questo è quello che ci manca, torniamo a rivederci come in un film muto. In bianco e nero c'è il colore del passato ed il calore del futuro che ci sta aspettando fuori. Tanaka.